Quinta di sfida alla Corte dei Rossi per il gruppo Arcieri Valdenza, una sfida molto importante. A che punto siamo di questa gara? Beh, per quanto riguarda il nostro gruppo siamo quasi, ci mancano ancora 5 piazzole e non vediamo l'ora di finire perché siamo veramente molto stanchi. E, facciamo parte, noi siamo un gruppo misto perché raccoglie tutti vari gruppi dalle varie zone. Io arrivo da Parma, c'è chi arriva da Modena, da Reggio e poi insieme ci conosciamo, è un'occasione per conoscere gente nuova e divertirci insieme lungo questa bellissima giornata anche. Delle donne, vogliamo intervistare anche una donna arciere a questa di sfida, della quinta di sfida alla Corte dei Rossi per il gruppo Arcieri Valdenza. Come sta andando la gara? Bene, bene, abbastanza bene perché è la prima volta che la faccio questa. Benissimo, quindi chiediamo anche com'è questo tipo di percorso all'interno tra la piazza e il Parco della Rocca. Beh, è bello, un po' difficile alcuni bersagli, insomma, che bisogna stare molto in equilibrio, quindi è abbastanza complicato, però è molto divertente. Poi di solito dovete sapere che la gara si svolge al mattino, invece questa volta l'abbiamo spostata al pomeriggio. Per voi che differenza, a parte il clima, che differenza ci può essere? Ah, forse che dopo pranzo magari è un po' più difficoltoso, perché c'è un po' di sonnolenza, ecco, dopo pasto, che è normale, tutto lì, diversamente. Da molti anni fa parte di questo gruppo? Da un anno. Una nuova passione, possiamo dire. Esatto, sì, esatto, molto bella. Complimenti, in bocca al lupo per la gara. Crepi il lupo, grazie. Ma il punto più difficile, secondo me, è, diciamo, c'è una piazzola che qua dietro, è la prossima penso, dove c'è un certo tipo di pendenza, si tira dall'alto verso il basso, stando anche un po' in equilibrio. E poi c'è un altro, che mi stavo scordando, che è davanti alla rocca, dove c'è praticamente, devi stare in equilibrio su una tavolozza sotto una semisfera. Devo dire che non è assolutamente facile, no. No. Ormai quinto anno, quindi ormai siete delle abitue anche di questo parco, immagino che insomma ci sia anche soddisfazione a partecipare a questa manifestazione. Sì, questo indubbiamente. Io per quello che mi riguarda personalmente è il primo anno come arciere, ho già partecipato come figurante e insomma la Rocca di San Secondo comunque la conosciamo tutti, è stupenda, molto bella, e poi un'ambientazione del genere, tirare in mezzo all'ombra, è importante, insomma è molto rinfrescante e ti rilassa parecchio. Con un giovanissimo arciere che si chiama? Simone. Di anni? 13. Però da quanti anni hai questa passione per il tiro con l'arco? Da luglio dell'anno scorso ho iniziato, tutti gli anni incontravo la mia compagnia a delle feste, allora mi piaceva, allora ho iniziato. Quindi fai parte anche di questo circuito di gara da qualche tempo, immagino? Da circa un anno. E in particolare questa gara è la prima volta che tu la fai, penso. La seconda volta. Seconda volta. Come trovi questa gara? È molto bella perché ci sono tiri divertenti e anche difficili alcuni, però comunque l'importante non è prenderci ma divertirsi. Bravissimo, questo è lo spirito che vogliamo al Palio di San Secondo. Grazie di aver partecipato e in bocca al lupo per la tua gara. Grazie mille.